Cioè, il primo pacchetto che ho aperto è Shaymin EX. Ok, va benissimo. Ciao a tutti, Gugge, ben ritrovati dal vostro Andrea Link in questo primissimo, attenzione, test video per il gioco di carte collezionabili online Pokémon. Dunque, stavo pensando che ho diversi codici da riscattare, ho detto proviamo a fare un pack opening, vediamo come va. E ho fatto il tutorial del gioco di carte perché volevo evitare di sprecare i codici, ho detto scarica il gioco di carte, dico scarichiamo il gioco di carte per sicurezza, facciamo tutto il tutorial. Ho fatto il tutorial, ho aperto la busta di regalo, ho ricevuto Palkia EX per aver vinto la battaglia decisiva. E ho ricevuto Palkia EX Full Art, mi sembra oltretutto, non mi ricordo bene. Ho aperto il pacchetto Furie Volanti e c'era Shaymin EX. Ora, chi conosce il gioco di carte sa che Shaymin EX vale tanto ed è molto rara da trovare. Non so se effettivamente questa è una cosa che fa il gioco proprio all'inizio, però ho avuto culo. Spero, penso, non lo so. Comunque sia, ripeto, un test video, non so se ne porterò altri, se ne porterò altri. Ok. Dunque, ho il mio personaggio, ovvero io, praticamente. Dunque, devo, non lo so, vincere, non so cosa fare. Credo, non so che devo fare. Zack contro. Perché ho questo artwork? Penso di poterci riuscire. Non dovrebbe essere difficile. Dunque, cerca nel tuo mazzo una carta che si muove. Ok, delle Pokémon EX. Ok, perfetto. Il tuo avversario non aveva Pokémon base e dovrà soddisfare i requisiti di una mano perdente dopo che tu avrai allestito il gioco. Ok. Proprio partiamo bene, Zack. Partiamo benissimo, Zack. Il tuo avversario non ha Pokémon base. Deve pescare una nuova. Guarda le sue carte e seleziona. Finito. Cioè, non è che non ci crede. È un gioco online contro il computer. È ovvio che non abbia carte base. Se me lo dice il computer, non è che non ci credo. Vuoi pescare una carta? Certo. E che sto scemo che non la pesco, dai. Allora, segniamo subito l'energia acqua a Eevee. Vaporeon, subito, subito. E allora, potrei far evolvere anche subito Eevee. Però no, facciamo una cosa, lo faccio, a parte che non posso farlo evolvere, comunque sia. Quindi non. Vabbè, accappatoio scintillante. Oh, che culo! Che culo, che culo, che culo. Diamo un'altra energia acqua. Mi servono tre energie per fare Hydro Splash. Allora, intanto facciamo a fondo. Tanto per cambiare. Punto dolente. Fa male. Allora, faccio evolvere subitissimo Eevee in Vaporeon in Vape Nation. 70, tu hai 80 punti vita. Oh, 40. Ah, pensavo. Mi sembrava 80. Va benissimo. Oh. Ah, con una. Aspetta. Allora, boh, torno sul sito perché ce l'ho qua, come vedete. Faccio riscatta ora. E dovrebbe collegarmi direttamente col mio account. Hai riscattato gli oggetti qui sotto. Visita la tua collezione per vedere i nuovi oggetti. Quindi io dovrei andare qui. Ecco. Allora, questo. Ah, ok. Quindi li apriamo così. Perfetto. Sì, ho messo 10 codici. Oh, ok. Ho fatto. Apriamolo. Devo pure fare gesto. Vediamo che trovo. Allora. Oh, Bagon. Che bello. Ah, però io perché non ho aperto un pacchetto Turbo Crash. Però è della serie XY, quindi va bene. Non evoluzioni, però va bene. Ho altri pacchetti da riscattare, altre 9 mi sembra.
XY, scatola da collezione Cuore della Lotta Pikachu, XY, uno che non c'è scritto niente, però questa è una cosa speciale mi sa, e un altro che non c'è scritto niente, sono due codici particolari a dire il vero, quindi li riscatterò se mi interessa fare questa cosa nel prossimo video, poi vedrò andando avanti come funziona. Vediamo un po' cosa c'è. Si sa che non devo fare il gesto, era una battuta. Ok. Chi è? Hypno. Oh, Hypno. Aprine un altro. Nulla di che. Questa. Un altro Hypno. Oh, Hypno. Valle inversa? Che cavolo. Vediamo un po' espansione sole luna, che ce n'ho, non ho letto quanti ce n'ho, però ce n'ho 6 di evoluzioni. Vediamo chi capita. Hariyama. Allora, ne ho 6 di espansioni di XY. Iniziamo col primo. Io c'è sempre una carta che vorrò trovare, sempre, è solo quella. Proviamo Charmander e Charmeleon, eh? Attenzione, attenzione. Cosa che non potrebbe riuscirmi nella vita reale, mi succede nel gioco, io sclero. A questo punto spero che non succeda, perché sennò davvero sarebbe da sclerare. Dewgong è bello, mi piace. Apriamone un altro, ne ho altri 2 oltre questo. Non me lo fare. Ti prego, non me lo fare il gioco. Bello! Cazzarola, Clefè. Oddio, Raichu. Questo... Avevo comprato un mazzo tematico e c'era Raichu. Probabilmente era un mazzo tematico normale elettro. Bella, era bella. Poi l'ho dato via perché non sapevo giocare e quindi mi sono preso il Pikachu che tremava tutto quanto quando gli tiravi la cordicella. 2000? 2001? Forse 2000. Credo fosse il 2000. Ok, Clefairy, va bene. Il gioco è stato gentile con me, non me l'ha fatta trovare a scazzo, diciamo. Comunque sia, Arcanine. Ho 3 Articuno, yeah. Di cui uno Full Art. Boh. Io sinceramente ancora non ho ben capito come funzionano le Full Art. Ho 11 messaggi, il tuo mazzo è stato aggiornato. No. Andiamo alla collezione. Apriamolo. E facciamolo subito. Vediamo chi ci capita. Una carta bella, potente, voglio. Non mi interessa se non potrò metterla nel mazzo, basta che sia bella. Sharpedo, mi piace. Mi piaciucchia. Allora, io direi che per questo primo video è tutto. Poi magari se mi piaciucchia quando lo edito cose varie, ne porterò altri. Quindi per il momento questo sarà un video test. Infatti ce lo scrivo test video nel titolo del video. E quindi niente, vediamo come va. Io come sempre, sinceramente mi sto rompendo un po' le palle a dire ogni video questa cosa, ma nella descrizione trovate tutti i link per la pagina di Facebook, per la pagina di Twitter, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!